Ciao, sono Luigi di ClarinTux, un Tux è per sempre. Benvenuti in questo ottavo video dedicato ai comandi da terminale. Era da tempo che non riprendevo questa serie, ma per oggi ho pensato di uscire un attimo fuori tema prima di continuare con una lista di nuovi comandi. Oggi ci svagheremo un po', ci divertiremo con un giochino molto semplice e senza pretese. Ma avremo comunque modo di vedere un po' di scripting bash che non fa ma mai male e vi prometto che un singolo nuovo comando ve lo inserirò comunque. Tramite questo singolo comando avremo la possibilità di salvare le statistiche, i risultati ottenuti giocando. Di che gioco si tratta? Si tratta di un semplice gioco in cui andremo a lanciare un dado e noi ogni volta prima di lanciarlo proveremo a prevedere il numero che uscirà. Se uscirà la nostra previsione, ovviamente abbiamo vinto, altrimenti abbiamo perso e possiamo continuare fino a quanto vogliamo. Possiamo giocare da soli, come possiamo giocare anche con altri. Ogni concorrente inserirà il suo nome e poi la sua previsione. E poi avverrà il lancio di dadi. Va bene, cominciamo. Direi di chiamare lo script dado.sh. Il codice in realtà è di circa 20 righe, molto semplice, come vi ho detto. Io direi di cominciare in questo modo. Intanto con lo shebang che vi ho mostrato in un video precedente, cancelletto punto esclamativo slash bin slash bash, e poi direi di inserire un echo tanto per avere una riga vuota, un po' di spazio dopo il prompt, e poi scriveremo echo, apriamo virgolette, benvenuto. Scriviamo un messaggio di benvenuto. Benvenuto in questo gioco. Dovrai indovinare il lancio di un dado. Aspettate che, ecco, così dovreste riuscire a vedere. Dopodiché, magari inseriamo una bella, lo facciamo con un'intestazione del genere. Va bene, ecco così è meglio, anche qua a sinistra così, adesso devo inserire un altro trattino, fatto, facciamo un altro eco e chiudiamo in questo modo. Va bene. Continuiamo, io direi di inserire un altro echo tanto per avere un'altra riga vuota, un po' di spazio. E poi cominciamo leggendo l'input da tastiera perché vogliamo che l'utente inserisca il suo nome. Come si fa? Con read, -p e poi inseriamo il prompt che vogliamo. Nel nostro caso, inserisci il tuo nome. Adesso, siccome vogliamo che questa domanda verrà anche iterata fino a quando l'utente non vuole uscire, intanto ci prepariamo per dare la possibilità all'utente di uscire. Come? Mettiamo ad esempio tra parentesi quit per uscire. Due punti e salviamo l'input su una variabile. Questa variabile magari la chiamiamo nome. Benissimo. Poi cominciamo con il ciclo che vi dicevo. Direi di andare con un ciclo while. Come si fa? Scriviamo while e poi tra parentesi quadre dobbiamo andare ad inserire una condizione. Nel nostro caso la condizione è che la variabile nome deve essere diversa da quit, perché se l'utente scrive quit, ovviamente usciamo, non vogliamo completamente andare avanti. Dopodiché dobbiamo scrivere do while durante che questa condizione si verifica, esegui questa azione. Quale azione? Beh, dobbiamo inserire la previsione, quindi facciamo un altro read p, inserisci la tua previsione. Ok. Salviamo la variabile, salviamo il risultato, la previsione sulla variabile previsione.
A questo punto vogliamo un lancio random del dado. Come facciamo? Intanto direi di salvare il risultato su una variabile che potete chiamare risultato. Io vado con result uguale segno del dollaro, parentesi tonda, e faremo uso della variabile random, che su bash è un numero tra 0 e 32.000 qualcosa, credo. Comunque a noi non interessa. Noi vogliamo ovviamente un numero tra 1 e 6, ovvero una faccia del dado. Ebbene, se dividiamo un qualunque numero per 6 e ne prendiamo il resto sarà sempre tra 0 e 5. Quindi, come vedete, ci stiamo avvicinando a quel che vogliamo noi. Quindi facciamo random modulo 6, e in questo modo avremo un numero in ogni caso tra 0 e 5. E poi ci basta aggiungere 1. In questo modo avremo un numero tra 1 e 6. Perfetto. Poi andiamo a testare la nostra previsione. Andiamo ad effettuare controllo tramite un'istruzione if parentesi quadra result previsione. Se previsione è uguale a result, allora abbiamo vinto. Quindi scriviamo 10, eco complimenti nome, in questo modo ci verrà scritto il nostro nome, quello che avevamo inserito, è uscito proprio il numero result. Perfetto. In caso contrario, abbiamo perso. Quindi andiamo ad inserire adesso un else. Quindi se la verifica, se la condizione non va a buon fine, scriviamo echo mi dispiace nome, è uscito il numero result e non previsione. Ok. Chiudiamo l'istruzione if con fi. A questo punto, prima di chiudere il ciclo while, scriviamo di nuovo la richiesta del nome. Faccio copia e incolla, ecco qua. E chiudiamo il ciclo while. Ok, come vedete siamo a 21 righe. In realtà voglio procedere anche a migliorare la grafica, per così dire, perché vedremo proprio un bel dado con la sua bella faccia che uscirà. E come vi ho promesso, inseriremo un comando per salvare le statistiche su un file. Ma intanto salviamo e chiudiamo, rendiamo il file eseguibile con chmod più x e il nome del file, ed eseguiamo lo script con put. Scusate, punto slash è il nome dello script. Ok, ci dice benvenuto, in questo gioco dovrai indovinare il lancio di un dado, inserisci il tuo nome, quit per uscire. Proviamo intanto ad uscire, quit, ok, funziona, non siamo entrati per nulla nel ciclo while perché la condizione non si è verificata. Rieseguiamo, questa volta scrivo Luigi. Ecco, inserisci la tua previsione, ad esempio inserisco 4. Mi dispiace Luigi, è uscito il numero 6 e non 4. Ho messo la faccina sbagliata, vabbè, non fa nulla, voi potete correggere. E poi di nuovo inserisci il tuo nome. Ad esempio metto Antonio, inserisci la tua previsione, ad esempio 2. Complimenti Antonio, è uscito proprio il numero 2. Inserisci il tuo nome, insomma, avete capito come il giochino funziona. Vado con quit per uscire. Ok, dopodiché mi sono preparato già i nostri bei dadi. Vedete? Copio. Li salviamo su una variabile face. Ok, scrivo qua. Ok. Questa variabile in realtà è un array, una lista, la lista delle facce del dado.
Dopodiché, aspettate che qua magari mettiamo un eco per non avere, anche qua mettiamo un altro eco per avere un po' di spazio tra una domanda e l'altra. Ok, dopodiché, prima del risultato, vogliamo mostrato il dado con la sua faccia. Quindi andiamo con echo. La variabile si chiamava faces, però in questo caso abbiamo bisogno delle parentesi graffe, face, parentesi quadre, segno del dollaro, parentesi tonda. E poi result meno 1 perché l'array comincia da 0, quindi la faccia numero 1 del dado in realtà è l'elemento 0. Quindi vogliamo elementi da 0 a 5, quindi per questo andiamo a mettere meno 1. Ok, ci siamo. Come promesso, andiamo ad inserire un comando per salvare il tutto su un file. Andremo a salvare sul file queste due frasi. Complimenti, hai vinto, mi dispiace, hai perso. Come facciamo? Perché vogliamo che queste due frasi vengano visualizzate a schermo, ma contemporaneamente salvate su un file. Ebbene, c'è il comando TEE. Io lo utilizzerò con l'opzione A per appendere del testo su un file e non per riscrivere il file. Il file lo chiamiamo statistiche.txt, va benissimo. Facciamo la stessa cosa anche qua. Meno A statistiche.txt. Perfetto, abbiamo finito. Volendo, possiamo anche andare ad inserire la data in modo tale di avere le statistiche per una determinata data. Come facciamo? Col co comando date, due punti, va bene. La stessa cosa facciamo qua, dollaro parentesi tonda date, due punti, mi dispiace, eccetera, eccetera. Andiamo a testare il programma, il permesso di esecuzione già l'abbiamo dato, quindi eseguiamo, scrivo Luigi, inserisci la tua previsione 3, guardate, è uscito pure proprio il 3, per fortuna, complimenti Luigi con la data, è uscito proprio il numero 3. Proviamo adesso con Marco, scriviamo 2, è uscito il 6, come vedete, mi dispiace Marco, è uscito il numero 6 e non il 2. Va bene, vado con quit per uscire. Adesso dovremmo avere un file statistiche, eccolo qua, statistiche.txt, e qua come vedete abbiamo proprio le statistiche con la data. Complimenti Luigi, è uscito proprio il numero 3. Ho avuto fortuna, devo dire, perché non è facile, non è così facile indovinare. Abbiamo ovviamente un sesto di probabilità di indovinare. E poi di nuovo la data, l'orario, come vedete qualche secondo dopo. Mi dispiace Marco, è uscito il numero 6 e non il numero 2. La faccina è sbagliata, lo so. Comunque vi inserirò il codice in descrizione in modo tale da potervelo copiare senza errori. Spero che il giochino vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto questo video, questo svagarci insieme prima di riprendere questa serie sui comandi da terminale. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!